Più conosciamo Dio, più la nostra mente è di Dio e più noi avremo i frutti, il comportamento, le reazioni di Gesù. Amen. Quindi non è una scuola dove tu ascolti. No, queste cose devono entrare anche se dà fastidio quando dicono se vai là, ti lavano la mente, ti lavano il cervello. Noi dovremmo dire: magari riescono a farlo del tutto perché alla luce di Dio diventiamo come Gesù. Fino a che noi non accettiamo Gesù, finché non continuiamo a seguire Gesù, ogni aspetto nostro, ogni nostro atteggiamento causa solamente problemi, difficoltà, ritardi, dubbi, incertezze. No? C'è sempre una punta d'orgoglio, c'è sempre eh, un risentimento. Cioè Siamo proprio delicati. Ma quando noi abbiamo la mente di Gesù, queste cose non ci toccano. Amen? Questo è l'obiettivo di Dio per la nostra vita. Non si può diventare come Cristo senza imparare come è Gesù, chi è Gesù. Amen? Perché la nostra aspettativa dice di assomigliare sempre di più a Gesù. Amen? È così che vuole, no? Quando siamo simili a Gesù ce ne andiamo allora ritardo un pochettino ad assomigliare cioè, è così facile diventare come Gesù c'è da lavorare amen? e soprattutto non è sapere le cose ma fare le cose e vedremo anche questo più avanti no? Perché un conto è dire quello che Dio dice, siamo tutti bravi a dire c'è scritto Dio dice, ma è di, completamente diverso fare ciò che Dio dice amen? amare, perdonare, eh, porgere l'altra guancia, servire. Eh, imparare, ubbidire, lasciar perdere, dare, no? Noi abbiamo tutto secondo il nostro canone. Quindi vediamo alcune caratteristiche. Ora, una è: Io so esattamente chi sono. Questa è la prima caratteristica, no? l'abbiamo visto diverse volte. Non sono confuso, la mia identità di persona sotto ogni aspetto è ben definita so chi sono perché Gesù non aveva dubbi sulla sua identità sapeva esattamente chi era e definiva se stesso vi faccio una carrellata solo delle parole Giovanni 6,35 dice io sono il pane della vita Giovanni 8,12 io sono la luce del mondo Giovanni 10,11 io sono il buon pastore. Giovanni 11, 25. Se li scrivete un po' più grandi le parole sotto, come il... magari il contrario. Vabbè, tanto sono corte, quindi non c'è problema. Io sono la via, la resurrezione e la vita. Giovanni 14, 6. Io sono la via, la vita e la verità. Giovanni 15, 1. Io sono la vera vite. Marco 10,61 dice: Io sono il figlio di Dio. Ci sono almeno una ventina di cose dove lui si, di versetti dove lui si definisce. E uno che parla così sa chi è, sa cosa può fare, sa dove andare e sa come farlo. Non si tratta solo di sapere chi siamo, ma dobbiamo anche sapere come essere. Amen? E quindi non, non possiamo fermarci. Né andare oltre, è difficile andare oltre però. Perciò Dio vuole che tu conosca la tua vera identità. Solo il tuo creatore può dirti chi sei. Gli altri non ti conoscono, non ti hanno creato, no? Perché c'è un pericolo. Quando noi ascoltiamo gli altri, tante volte diventiamo quello che gli altri vogliono. Forse anche i genitori, io voglio che tu fai questo mestiere, io voglio che tu diventi quello, eh, eh, non mi piace quella ragazza, non mi piace quella ragazza, non mi piace no, ti devono dire tutto, i consigli vanno bene da genitori, però tante volte vedo persone che sono infelici perché hanno fatto quello che gli altri gli hanno detto, hanno scelto un mestiere, hanno scelto una persona, eh, si sono rassegnati, forse perché gli hanno detto delle cose, vivono in funzione di quello che gli è stato detto. Magari chi gli ha detto delle cose o hanno fatto delle cose sono morti, ma nella loro testa sono ancora vivi, sentono ancora parlare, sentono ancora quella voce che dice le stesse identiche cose. Allora la mente deve essere rinnovata, dobbiamo metterla nelle mani di Dio, dobbiamo attraverso la parola dello Spirito Santo conoscere veramente chi siamo. Io dico sempre una cosa, quando noi conosciamo le persone che vengono in chiesa, ma anche dopo tanto tempo, durante il percorso, non credere che siano veramente quello che tu vedi. Come impostazione magari sì, ma poi nessuno si apre così il primo giorno, nessuno ti dice la verità così il primo giorno, perché deve, quando uno più è ferito e più mostra cose diverse perché ha paura di essere giudicato, di non essere capito, no? di essere escluso, solo quando si apre nel tempo. Ecco perché anche chi mette su una storia sentimentale, se non capisce che io sono guarito dalle mie ferite, perché se io non sono, ferito, non sono guarito dalle mie ferite, io sarò condizionato dalle mie ferite e farò scelte in funzione di quello che ho vissuto. No? Come si dice? Eh, Nei paesi dei ciecati chi ha un occhio fa re. Cosa vuol dire? Che se io non ho niente, tante volte mi basta poco e penso che sia il massimo. E mi accontento. E invece no. E soprattutto, vi ricordate? Un cuore ferito fa scelte ferite. Quello che all'inizio attira sono gli stessi problemi. Solo che non lo vediamo e dopo un po' di tempo ci sarà la repulsione. Cioè, il motivo per cui andavamo insieme, <ride> poi cos'è? Per questo motivo noi non andiamo più d'accordo, non ti sopporto. Ma come? Mi, comp mi comprendevi, sapevi che ero così? Perché noi non dobbiamo scegliere per i problemi, allora, noi dobbiamo scegliere le persone che ci amano e noi dobbiamo dimostrare l'amore. Così capiscono anche loro. L'amore è una gara a dare, non a prendere. Amen? Ma questo è sempre frutto di una mente rinnovata. Fuori da questo contesto, ognuno dice la sua, fa la sua. E anche se ha buone intenzioni, se è ferito o ferita, cosa succede? C'è un comportamento diverso. Come dicevo, solo il tuo creatore può dirtelo e nessun altro può farlo, perché lui ti ha creato e solo lui può dirti per cosa ti ha creato. Amen. Dio non ha fatto lo stampo uguale per tutti. Ha creato ognuno di noi, ognuno di noi è chiamato da Dio, ognuno di noi ha un compito, ha uno scopo nella vita e te l'ha dato Dio. Quindi non stare parcheggiato, fai quello che Dio ti ha chiamato a fare. Non c'è la pensione nel regno di Dio, avete notato? Non puoi dire io sono in pensione per lo Stato, sono in pensione anche per la Chiesa. Non esiste proprio. Anzi, si presume che più sei grande, più hai saggezza, più hai esperienza e quindi hai più responsabilità di aiutare gli altri. È importante perché se non sai per cosa ti ha creato, finirai a cadere nelle trappole. Perché? Forse questo, faccio questo. Quanta gente prova, fa quello, poi fallisce, poi si sposta, no? perché non, si sa, non sanno riconoscere chi sono, non, non hanno uno scopo. Ma invece quando tu hai Dio e cominci a essere sincero con te stesso, a dire quello che andrebbe fatto, no? Mentre uno che non conosce Dio non sa nulla. Sa qualcosa, ma è una cosa umana. E più delle volte, no? Se i genitori sono dottori, i figli devono essere dottori, no? ma magari quello non gli piace, allora fanno male quel mestiere e invece di curare le persone le ammazzano perché non sono portati. Come può essere il contrario, no? Per tenere felici i genitori tu farai il dottore. Sì, vanno, però non riescono a sbocciare, perché perché hanno messo delle aspettative. Non è che possiamo fare tutti i dottori, no? Però ognuno deve fare ciò che sente, ciò che è giusto e Dio se ti toglie qualsiasi cosa che non va, sarai felice di fare quella cosa. Se non sai chi ti ha creato, gli altri ti costringeranno a conformarti con gli altri. In realtà quando noi siamo venuti qua è, è nata una battaglia dentro di noi perché abbiamo cercato di toglierci da dosso dei modi di fare, dei modi di credere dei modi di comportarsi, no? Per dire, conosci Gesù, sai che parlare o comportarsi in un determinato modo è peccato, gli amici tuoi, che prima magari ti sentivano ridire, scherzare con quelle stesse parole, a un certo punto, tu non gli scusate ma io non. è eh, proprio tu, no? Ci mette in difficoltà. Allora, cosa, tanta gente che fa? Che per non perdere gli amici, in chiesa fa il santo, ma nella vita poi si comporta come si comportava prima, stesso comportamento. E allora non sarà mai felice né con gli amici né con Dio, ma soprattutto queste sono le trappole: no? Io smetto di fumare perché fa male e Dio non vuole che il mio corpo sia una ciminiera, non devo no, è un periodo, vedo se riesco, sai, il dottore, Dì, io ho smesso per questo, io no? Diamo gloria a Dio, amen? E sono piccole cose che ci fanno capire, altrimenti vivrai una vita infelice, fasulla, come se avessi una maschera, come va? Quando dici, quando rovi qualcuno? come va? Bene, va tutti bene, 99% va tutti bene hanno crisi finanziarie, crisi lavorative, crisi familiari, figli, crisi genitoriali, no? Però quando li vedi va tutto bene. Questo è il frutto di non sapere chi sei in Cristo. Decidi di mettere una maschera, perché ti preoccupi non di quello che Dio dice di te, ma ti preoccupi di quello che dice la gente. Allora quando uno si preoccupa di quello che dice la gente, scusate ma non credo che abbia un buon e vero, profondo rapporto con Dio. E prima o poi, anche se questa frase è può non piacerti, ti renderai conto che avrai bisogno di Dio, ma non funzionerà. Perché tanta gente dice no, ma Dio non funziona. Perché tu hai continuato a mettere una maschera, a nascondere la verità, finché nessuno se ne accorge è andata bene. Ma poi, anche se la gente non se ne accorge, tu te ne accorgi, perché sentirai il peso, sentirai che ti devi truccare sempre, 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 no? Perché magari all'inizio fai una rughetta, poi diventano due, poi diventano dieci, e ti rendi conto che poi non posso stare qua mica tutti i giorni a me due ore per nascondere delle rughe, no? E allora salta fuori la verità. Quindi quando noi sappiamo chi siamo in Gesù, e non sto parlando delle rughe del fisico, anche se il concetto mi aiuta, ma non possiamo nascondere le rughe del cuore, le rughe emotive, tutto quello che non va. va L'identità confusa crea stress nella vita e lo stress accade quando cerchi di fare qualcosa che non sei. Quindi non solo fai finta, ma guarda che quando facciamo cose che non ci competono, che non, non siamo per quella cosa, scoppieremo, diventa un peso. No? Se io prendo una persona e la metto a stare con i bambini e non gli piacciono i bambini, dopo la prima e la seconda volta. O cambia chiesa o spariscono i bambini, <ride> no? Perché non ce la fa. Quindi è inutile andare a fare fare la maestra dei bambini quando tu odi i bambini, o non, non hai pazienza, o non li ami. no? È questo che dovrebbero vedere chi, chi sceglie le persone per stare con i bambini, anche e soprattutto nelle scuole, no? non che risponde bene al test, ma che deve amare questi bambini, perché tante volte quei bambini non hanno tanto bisogno di istruzione, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di, 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 eh, di un'immagine positiva che forse a casa non c'è. Quindi cerchiamo di dare questo. Dio è amore, non è scuola, non è didattica. Dio è amore. Amen? E con l'amore copri un sacco di problemi, apri un sacco di porte. Amen? Conosco lo scopo di Dio per la mia vita e questo conferma che ho la mente di Gesù, no? Non so se io non vi ho dato tutti i versetti perché molti sono delle parole, comunque Giovanni 8:14 Ce l'avete? No. Dice "So da dove vengo e so dove sto andando". Vedete, avere la mente di Cristo vuol dire anche sapere che cosa farò. So da dove vengo e so dove sto andando. Noi sappiamo da dove veniamo, sappiamo dove stiamo andando. Questo ci dà tranquillità, ci dà positività, no? sappiamo aspettare. Se so dove sto andando, il tempo non è un problema, io so che arriverò lì. Ecco avere una mente di Dio, la mente eh, biblica, la mente spirituale, no? Gesù stabilì il suo scopo molto presto, vi ricordate, a 12 anni. Quando andarono a Gerusalemme, poi i genitori partirono e persero il figlio, lo dimenticarono. Tu puoi dire alla Madonna tutto quello che vuoi, ma mia moglie non si è mai dimenticata il figlio al supermercato. Né dalla zia né in gita. Ok? Quindi questa grande donna che sicuramente ha avuto fede per ubbidire, però alla fine è come noi. Si è e se scordate, sai dimenticarsi uno che sa la Bibbia a 12 anni in quel modo. Però sono andati a cercarli al Tempio. Dice, quella scuola sta, non sta in giro con i cattivi amicizie. E cosa è successo? Come cosa risponde lui? Non so se ho dato il versetto 2:49 Luca 2:49. Tanto ve lo leggo. Dice: non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del padre mio? Cioè questo ragazzino. Scusate Gesù ma era un ragazzino, a 12 anni sapeva già cosa doveva fare. Ora i nostri figli li abbiamo preparati per sapere cosa devono fare. Cioè non possiamo pensare, fare l'ingegnere il dottore. Tu devi preoccupare che i tuoi figli devono conoscere, amare e seguire Gesù, perché quando tu non ci sei, altro futuro, altra protezione non ce l'hanno. E anche se tu ci sei, non puoi arrivare dove arrivano loro, non puoi, puoi anche non arrivare in tempo. Ma quando hai Dio, quando li hai messi nelle mani di Dio, tu sei tranquillo. Ecco quei genitori che sono in ansia: ah, 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 perché? A parte quelli che non se ne fregano. Ma avendo il giusto equilibrio, tu non vai in ansia perché li hai preparati, gli hai detto chi è Gesù. Gli hai insegnato come si prega, come si vive, da dove viene il pericolo e se c'è un pericolo cosa devono fare, no? Non accettare la caramella degli sconosciuti. Figlio mio, quando comincia a pregare in lingue, perché gli hai dato il dono delle lingue, perché sa, invoca il nome di Gesù, no? Eh, fai tutto quello, cerca il Signore, vedrai che Lui ti farà, ti aprirà la porta ti proteggerà. Abbiamo insegnato questo ai nostri figli? E questo non c'è altra possibilità. Gesù a 12 anni rispondeva ai dottori della legge e la Bibbia. Non dico quello, ma devono sapere già da piccoli che tu sei un figlio di Dio e tu non ti puoi mischiare con la droga, con la cattiveria, con l'inganno, no? Tu devi vedere come ci comportiamo noi a casa, voi dovete essere così, voi dovete amare Dio, Dio deve essere al primo posto. Vero o no? Amen. Lo scopo di Gesù. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10,10, 10, no? Lo scopo di Dio era dare la vita. Quindi lui non solo sapeva chi era, ma sapeva cosa doveva fare. Amen. Quindi noi che scopo abbiamo? Se la mente di Dio, lo scopo è lo stesso di Dio. Noi quando parliamo alle persone diamo vita. Quando mi hanno parlato di Gesù, quando ho accettato di ascoltare, io ho ricevuto una vita che non avevo prima, ho ricevuto lo Spirito Santo, ho ricevuto la conoscenza e ho ricevuto Dio come amico. Io lo sento, io ci parlo, anche quando lo ignoro, lui è sempre fianco a me, c'è sempre, amen? So che c'è. Fino alla fine dell'età presente, lui ci sarà sempre, amen? Mentre chi ah, aiuto, l'ansia, preoccupate, come finirà, eh, fammi chiamare quello, fammi Ma Dio dov'è? Dov'è la tua relazione con Dio? Dov'è la tua fede in Dio? Prima Lui, poi il resto. Amen? Perché ti dà pace. Ok, se la vedrà Dio, lo amo. Lui sa cosa è giusto, no? Sono sempre consapevole che Dio è con me. Gesù viveva sempre in sintonia con la presenza del Padre. Giovanni 16, 32, la parte finale. Dice: Ma io non sono solo perché il Padre è con me. Tu puoi dire: Io non sono solo perché il Padre è con me. Quando vai a casa, anche se sei solo, non puoi avere paura perché sai che lì in casa con te c'è Dio, c'è lo Spirito di Dio, c'è la Sua Presenza, vero o no? Io mi ricordo che quando non avevo Cristo, che andavi giù, case, cantine, cose. Avevi paura che uscisse la mano del buio che ti toccava... No? Poi quando si avevi visto eh, l'esorcista o qualche altra cosa, le voci, no, le paure e te me le sono portate. Quindi credevi e quando vai in certi posti non si sa mai. Adesso tu mi puoi portare dove vuoi, nel posto che dicono più infestato, non mi tocca, perché Dio è con me, il fuoco è acceso e lui non può neanche sfiorare perché si brucia. Io posso dire a lui cosa deve fare, lui non può più suggerirmi pensieri, attenzione, paura, vai via, io so chi sono, io non sono più il Fabrizio di una volta. Io sono un nuovo figlio di Dio, sono una nuova creatura con una mente rinnovata, ragiono con un modo diverso dalla carne perché io ho lo spirito di Dio dentro me, la parola è qualcosa che gira continuamente e mi illumina sopra ogni cosa. Amen? Conviene avere la mente di Cristo? Amen. Tu come fai a sapere che il Padre è sempre con te? è la preghiera. Perché quando sei lì in preghiera, tu parli con lui, senti la risposta, ti parla e quindi c'è. Se tu non preghi non hai modo. È solo nella preghiera che c'è il dialogo con Dio. Lo senti, ti rivela, no? Ti parla, ti mostra, ti guida. Tutto è la preghiera. E Gesù riceveva tutto, direzione, visione, forza, capacità, perché andava a pregare. Quando non lo trovavano dove stava? A pregare. Quando non ti trovo dove sei? Al supermercato, al bar, la cosa, in spiaggia, bisogna stare alla presenza, è lì che noi sentiamo la presenza di Dio, no? Magari ti mette pure la mano sulla spalla. <ride> Signore, è tutto sì, ma questo no, non fare scherzi. <ride> la senti quando ti metto la mano sulla spalla perché ti senti elettrizzato, senti, cioè vai, vai in trance proprio, senti paradiso, senti, è solamente un assaggino proprio che immagina la presenza di Dio cos'è? Il luogo, gli angeli, le moltitudini, l'adorazione. Tanta gente, ma non nel caos, tutto bello, una sintonia, una sinfonia che non sai se suoni tu o suonano loro, perché sei così convolto, mi sta trasportando che basta. Luca 5,16, stavo già andando gustandomi questa cosa. Ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava, la preghiera era un'abitudine, no? Era la consapevolezza della presenza di Dio. Quanto spesso ti allontani per pregare? Dipende da te. Questo è quello che Dio fa. Se vuoi la mente di Dio devi fare le cose che faceva Gesù. Stacca la spina, entra nella stanza e incomincia a incontrare il tuo Dio. Amen. Perché lì avrai suggerimenti, benedizioni, rivelazione, potenza, guarigione. Tutto lì. Tanta gente prega tanto, ma siccome lo fa alla fine, è più un cercare di attappare i buchi. Ma se noi preghiamo come prima cosa, noi preveniamo le cose. Ecco perché diamo la parte migliore a Dio, la primizia. Appena mi alzo, il mio tempo, la mia preghiera deve essere quella. Tieni, Signore. E per certo, non solo la giornata andrà meglio, ma. Mi avanzerà altro tempo per ritornare a pregare, a leggere, a sentire il suo amore, la sua presenza, che è una cosa meravigliosa. Amen? La tua giornata sicuramente andrà molto meglio se dai il tuo tempo a Lui. Lascia che Dio ci aiuti a scegliere le parole giuste. Un'altra cosa di quando abbiamo la mente di Dio, permettiamo che le sue parole. Arrivino a noi perché le sue parole sono giuste, non le nostre. E se facciamo questo, avremo meno litigi, meno, meno conflitti, meno problemi. Perché noi, tante volte, parliamo, diciamo la nostra. Ma la realtà è che è Dio che mi ha detto queste cose? Giovanni 14, 49, 12, 49 dice: Mettimi gli occhiali, così vedo meglio. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Vedete, io non ho parlato da me stesso. Ora, se questo lo fa Gesù, noi chi siamo per non fare la stessa cosa? Quindi, prima di rispondere, prendiamo un tempo e cominciamo, Signore, come devo rispondere? Come devo risolvere questa cosa? Dammi conoscenza, dammi sapere, dammi le tue parole, no? Lui dice, io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Ecco perché andava a pregare. Perché ogni volta che andava a pregare, tutti i giorni... Non è che tu lo leggi in 4-5 episodi che rappresentano 30 anni di Gesù e lui ha pregato quelle 3-4 volte. Beh, tanta gente l'ha letto tre volte che Gesù si è ritirato a pregare? Che tre volte l'ha fatto Dio. Ma lì stava raffigurando che ogni giorno lui andava alla presenza di Dio, no? Addirittura una volta, e non penso che sia stata solo quella volta, quando si è portato Aldo, Giovanni e Giacomo, eh, e ha detto che <ride> i, tre, i tre simpatici. Ha detto neanche un'ora avete resistito e se n'è andato così per tre volte. E ogni volta li trovava a dormire. Quindi immagina come prega Gesù. Quindi quando noi facciamo il mercoledì che intercediamo, che facciamo esattamente 59 minuti o, o 60 più 1, che già si è asciugata la bocca, no? immagina se noi dovremmo chiudere la porta e tirare. Perché questo... È successo quando Gesù li ha portati insieme a pregare, ma è lì che tu ricevi rivelazione. Man. Dio è molto di più di quello che sto dicendo e ognuno ha una dimensione personale per scoprirlo, però la chiave è la stessa, devi stare del tempo con lui, con la parola, con lo Spirito Santo e allora... Ok? 4. Non mi preoccupo di accontentare tutti. Chi ha la mente di Dio non si preoccupa di accontentare tutti. Questo vuol dire avere la mente di Cristo. Quindi non mi preoccupo di quello che pensano gli altri, perché se ci preoccupiamo non siamo quello che Dio vuole che dobbiamo essere. Dio si preoccupava? Dio non si è mai preoccupato degli altri. Neanche di quello che dicono. Lui non si curava se era molto popolare o poco popolare. Lui quello che doveva fare, faceva. A me? Ma se ci concentriamo solo sul piacere a qualcuno e non a Dio, capisci bene? No? Che ci preoccupiamo, fammi fare questo, chissà cosa dicono, quello si aspetta quello, fammelo fare. No, tu la prima cosa che devi fare è compiacere a Signore, a Dio. A Gesù non è stato mai condizionato dall'approvazione o dalla disapprovazione. Giovanni 5.30 dice, cerco solo di compiacere colui che mi ha mandato. Cerco solo di compiacere colui che mi ha mandato. Questo non vuol dire che non devi vivere in relazione, no? Il rapporto marito e moglie, genitori e figli, non è che vuol dire io cerco solo di ascoltare quello che dice Dio, a te non te pensa. No. Tutto è sempre quello che Dio dice riguardo al matrimonio, i genitori, i figli, la società, è quello che Dio ci comanda. Più fare quello che, quello che è il nostro scopo, perché ognuno avrà un indirizzo diverso. Il motivo perché alcune volte sei stressato è perché cerchi di accontentare tutti, cerchi di compiacere gli altri, ma in realtà devi fare solo colui che ti ha creato. Amen. Quando vedo, vado a casa di qualcuno e vedo quelli che sono stressati, che fanno quello, 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 no. io sono uno che fa tanto, ma non mi preoccupo di quello che dice la gente. Lo faccio per me e soprattutto cerco di fare le cose che portano a Dio. Ci sono persone che fanno e poi si lamentano di tutti. Sei stressato. Cerca di fare le cose che Dio vuole che tu faccia e non, non pensare di accontentare gli altri. No? maggiormente anche le donne in casa che ah, le vedi, ah, vedi quello mio marito, i figli, la gente, la cucina, la c'è sempre col fulante, ah, mattina alle sette, 8, 10, mezzogiorno, la sera, stanno sempre a fare. Che vita! Sì, cioè, avrai la casa più bella del mondo, più pulita, ma non c'è il Signore. Non c'è il Signore nella tua vita, non c'è pace, c'è stress, no? Matteo 13:17 dice... Questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Vedete, Dio non può compiacere tutti. Siamo d'accordo che Dio non può compiacere tutti? Però tutti chiediamo a Dio: chi è Juventino qua? Okay. Chi è milanista qua? Uno, due, due. Chi è interista? Ognuno cosa fa? prega, Signore, fai vincere la mia squadra, magari il derby. E Dio deve dire, mo, dimmi tu, tu vieni in chiesa, tu mi ami, tu quello mi dice che deve vincere l'Int, quello mi dice che deve vincere la Juve, il Milan, chi devo dare retta? Quindi come vedi, Dio non può accontentare tutti. Anch'io come pastore non posso accontentare tutti, non posso essere presente per tutti. Però dobbiamo fare quello che Dio ci dice. Non possiamo amare due padroni. Uno. Non possiamo servire due padroni. Uno. Quindi Dio è molto chiaro. Allora vedi che lo stress, i problemi, le indecisioni si risolvono subito? Scegli l'Inter e basta. L'approvazione di Dio o l'approvazione delle persone? Quando cerchi l'approvazione degli altri non ti rendi conto di chi sei e di ciò che Dio ha fatto per te. Quale approvazione, da quale approvazione dipende la tua felicità? Da quale approvazione dipende la tua felicità? Ognuno è felice quando succede quella cosa che si aspetta. Se succede quello sono felice. Io sono felice quando c'è questo, succede quello, viene quella persona. No. Comprendi? Allora dobbiamo essere felici perché dipendiamo da Dio, tutto il resto non può darci. Se la nostra cosa dipende da... la nostra felicità dipende da qualsiasi cosa che non è Dio, prima o poi finisce. Solo Dio è per l'eternità. Amen. Questo non vuol dire che non devi avere le cose che possono piacerti o che no? Va benissimo, ma non devono essere, non devi essere attaccato. Quando dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose loro vi verranno a trovare. A ma quando vengono loro, vengono o non vengono, non ti interessa. Ma quando tu invece le desideri, le aspetti, cioè già il fatto che ti metti a guardare, avranno? Guarda a Dio, concentrati su Dio, libera il tuo cuore, ricordati che ti ha messo il mondo, ti ha dato uno scopo, ti ama, no? Non stare a cercare qualsiasi cosa o persona, anche una persona. Se tu fai quello che Dio dice, le persone verranno da te, la persona giusta verrà da te, il lavoro verrà da te, la salute verrà, no? Invece quando stai lì, dimentichi. Amen. Cominciamo ad avere sempre più la mente del Signore? Quinto, devo dipendere dal potere di Dio e non dalla mia forza. Quando abbiamo la mente di Dio, noi dipendiamo da Dio. Quando invece dipendiamo da noi, poi ci accorgiamo che la nostra forza, la nostra energia finisce. E allora non completiamo mai le cose o finisce la, la, la bella storia, no? ma quando noi dipendiamo dalla potenza di Dio, il risultato sarà sicuro al di là di ogni dubbio. Giovanni 5.19 dice, il figlio non può fare nulla da solo, quello che può fare è quello che ha visto fare dal padre. Quindi, cosa dobbiamo fare? Quello che Dio ci dice, quello che sappiamo che c'è scritto. C'è tante volte che chiediamo delle cose che ci sono già scritte. No? Non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto tu. Perdona, no? dai, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. No? Ci sono delle cose che non cambieranno, anche in situazioni diverse, è la chiave. Amen. Perché tu ti fidi di Dio, l'amore vince e quant'altro. 6 5 6 Perdono i miei nemici e coloro che mi hanno ferito. Se impari a pensare come Gesù, impari a perdonare i nemici. Perché tante volte parliamo, sì, sì, sono cristiano, credo in Dio. Poi, quando arriva il problema del perdono, arriva chi ci ha ferito, e lì ci vuole una scuola biblica a 12 volumi per 7 anni. Perché devi vedere dove c'è scritto chi l'ha fatto perché l'ha fatto, potrebbe che nel mio caso è diverso, ma io ho sofferto di più di quello che ne sai, no? Allora la mente di Cristo te lo dice subito, perdona perché io ti ho perdonato, basta. Non andiamo a complicare le cose perché non serve. Dio ha reso una cosa che per molti difficile, in realtà è molto semplice. Lo devo fare perché Dio me l'ha chiesto e soprattutto perché Lui mi ha perdonato. Se Lui non mi perdonava io non potevo perdonare. Quindi Padre perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. L'ha detto Gesù sulla croce mentre lo avevano frustato, umiliato, ferito, denudato, abbandonato. Lui ha preso... Uomo conoscitore del dolore, c'è scritto nella Bibbia, cioè chi ha conosciuto il dolore, la più profonda umiliazione, il senso dell'abbandono, del tradimento. Lui sicuramente li sa tutti. Perché lui non poteva prendere qualsiasi cosa, se non poteva perdonare o togliere qualsiasi nostro problema che non avesse già preso lui prima sulla sua vita, sul suo corpo, sul, su se stesso. Amen. Quindi lui, ecco perché noi facciamo uno scambio, noi gli diamo qualcosa di cui lui è già ha pagato il prezzo ed è morto, quindi sa esattamente qualsiasi offesa, qualsiasi dolore fisico, mentale, spirituale, lui ha provato tutto. Ecco perché noi prendiamo il nostro dolore, glielo diamo e noi riceviamo pace, riceviamo guarigione, veniamo liberati, lui è stato castigato per noi. Lui ha sconfitto la morte e la malattia nel suo corpo, quindi quando accettiamo Gesù, noi riceviamo tutto e anche la mente. Non abbiamo solamente la liberazione di un peso, ma all'improvviso cominciamo a ragionare come Gesù. Vediamo i problemi, ci mettiamo nei panni di Gesù e guardiamo il problema da sopra. Se stiamo dentro, giù, non ne vediamo l'uscita. Ecco perché andiamo a pregare, andiamo sul monte, no? una stanzetta, è come una cosa di comando, quanto più distaccato dal problema, dalle persone, quanto più vicino a Dio, perché Dio ci solleva e dice guarda dove eri, guarda cosa ti accadeva, guarda come ti comportavi, no? E finché stai giù, tu lotti, combatti con le persone, con le situazioni, poi ti tira su e vedi tutto laggiù. Dice guarda, ora ci penso io fidati di me, siediti, prega e vado io a combattere. No? Così come quando Israela, Israele combatteva no? e gli tenevano le braccia alzate, finché tenevano le braccia alzate, Israele vinceva. Quando abbassavano, che si stancavano, perdeva. Quindi Dio sta, tu fai quello che Dio dice e lui vince la tua battaglia. Amen? Non è cambiato nulla chiedetevi sarà dato non chiedetevelo fate voi chiedete state lì rimanete in una posizione di fede e io lo faccio vai il tuo servo è guarito torna a casa e se vado non è guarito o hai la mente di Cristo quindi sai che quando Dio dice una cosa è quella o se io solo solo penso e se poi non funziona Ok, non funziona. Puoi anche stare qua perché tanto non cambierà nulla. Amen. Noi non dobbiamo minimamente avere un dubbio. Quando tua mamma ti diceva, guarda che poi quando vieni a casa ti faccio vedere io. Tu sai quando arrivava a casa dovevi prendere. Avevi fede. Perché l'avevi combinata grossa e ti aspettava la ciabatta. Ha maggior ragione quando Dio dice vai, che il tuo servo è guarito. Non avere dubbi. Non hai avuto dubbi su tua madre? Perché devi avere dubbi su Cristo? No? Dio è fedele, non ha mai raccontato bugie. Dobbiamo veramente avere aspettativa. Nella nostra mente, se quella... Cioè, Gesù dubitava del Padre? Allora se noi diciamo di essere in Cristo e abbiamo la sua mente, dentro di noi non esiste dubbio, esiste la forma mentis, lo stesso stato di pensiero di Gesù. Amen? E viene dalla parola, viene dallo Spirito, viene dal pregare. Più facciamo questo e più noi assomigliamo. Io mi accorgo le persone che passano tanto tempo con Gesù, che leggono, che pregano, perché sono, è un piacere stare con loro. Sono positivi, parlano di Gesù, risolvono le situazioni, hanno una capacità soprannaturale, hanno, hanno sempre una soluzione, no? parlano di amore, parlano di perdono, non parlano di vendetta. No, non dicono bugie, non si nascondono. È proprio una mente che cambia il comportamento. Amen? Quindi sapete che io vi guardo così. Amen? Pollice su, dice la segretaria. Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi disprezzano. È bello quando si viene in chiesa, è bello quando si sta in famiglia, ma poi quando una persona ti ferisce, apposta o meno, o nel mondo, subito non lo perdono, non voglio vederlo. Eh, va bene, basta che non mi saluti più. Io immagino tu che hai la mente di Gesù, quindi Gesù sta dicendo a te, va bene, ti voglio bene, però basta che non mi saluti più. Quando mi vedi cambia strada e rimaniamo fratelli. Questa è la mente di Gesù. O ci arrabbiamo e tiriamo qualche santo a qualcuno perché abbiamo la mente di Gesù. <ride> sì, la riceviti, no, ve l'ha ricondizionato pure a me. E, no, è importante comprendere che avere la mente di Gesù dobbiamo toccare tutti questi tasti, perché sai, ho la mente di Gesù. Abbiamo visto alcuni punti. Questa è vuol dire far funzionare la mente di Gesù, Amen. Non sapere quello che Gesù è e quello che fa, lo sappiamo, grazie a Dio, conosciamo la parola, ma avere questa mente, perché se hai questa mente hai tutto quello che Gesù è, Amen. Perché hai la fede, l'atteggiamento, il comportamento. Essere disposto a sacrificarsi per gli altri. Silenzio totale. No? Già fare la totale devozione alla moglie o al marito, sacrificarsi per gli altri. Caro, non ascoltare questo. No? Giovanni 10, 14, 15, se non bastasse, io sono il buon pastore. E conosco le mie pecore. E le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre. e depongo la mia vita per le pecore. Cosa sta dicendo? Io do la mia vita per le pecore. Oppure in Marco 10,45 dice sono venuto qui non per essere servito, ma per servire gli altri, per dare la mia vita in riscatto di molti. Gesù è venuto per dare. Quindi se noi abbiamo la mente di Gesù, noi dobbiamo dare la nostra vita per gli altri. Dobbiamo amarli. No? Dobbiamo fare, portare il messaggio a chi non ce l'ha, anche al costo della vita. Perché? Perché tu senti che è il volere di Dio, perché è quello che Gesù ha fatto e chi ha la mente di Dio... Sente anche lui lo stesso pensiero. Non possiamo stare chiusi in casa e non fare nulla. Amen. Sto parlando anche non di andare solo a evangelizzare, ma proprio anche di darsi, no? di impegnarsi, fare di più. Non, vabbè, mi avanza un'oretta, faccio questo. Ci sono delle volte che Dio ci chiamerà ad andare con una persona magari che sta soffrendo. E noi dobbiamo stare lì per sostenerla, per incoraggiarla, per parlargli di Gesù. No? E magari tu hai un pranzo con gli amici e quella persona ti chiama, ha bisogno, e tu devi lasciare quel tavolo, devi lasciare gli amici, devi lasciare la festa e andare da quella persona, perché ti devi, da devi dare la tua vita per quella persona. Quella persona ha bisogno. Amen? Io mi ricordo una testimonianza del dottor David Allen sulla guarigione del cuore, dove la segretaria, la segretaria, quindi ne vedeva tutti che andavano da lui, dal dottore, per, non per cura d'animo, E, e, e quella, una delle, dei pazienti, dei, dei clienti, diciamo, eh, una notte morì, una notte in Natale, mi sa, il Capodanno, morì il figlio in un incidente in un altro paese e lei chiamò, gli dice guardate io, era già una che ha rischiato di togliersi la vita, no? Quindi gli era rimasto sto figlio che gli è morto quindi immagina un po' questa ha lasciato la cena di Natale con la famiglia con tutti ed è andata alla casa ed è rimasta con lei per alcuni giorni questo per dire che se qualcuno chiede aiuto non giriamo la testa non, non, non sottovalutiamo il bisogno cerchiamo no, di, di, di essere pronti io Tante volte mi sono alzato alle due, alle tre di notte che mi hanno chiamato, è successo quello, hanno litigato, e sono andato, mi sono vestito, sono scappato subito presso queste famiglie. E lì per lì è pesante che stai dormendo, però poi ti senti bene, perché hai portato Dio, hai portato l'amore, hai portato no, e, e ora stanno ancora insieme, magari non vengono anche più in chiesa, però... È servito quel periodo ad aiutare queste persone in questo modo. Amen? Ed è lì che tu non lo devi fare per gli altri, lo devi fare perché Dio te lo dice, perché loro, vedi, non ci sono manco più, magari non, non, ti, non, non ti riconoscono neanche come persona che l'hai aiutata, ma io sono stato ricompensato da Dio. Amen? E la mia mente assomiglia sempre di più a Dio, è per questo che noi lo dobbiamo fare. E allora cresce la tua gioia, cresce la tua pace, ti senti una persona buona, una persona diversa. Perché? Perché hai ubbidito a Dio. Non è che mi piace farlo. Però quando lo fai, dopo che arrivi, vedi, anche a ricordarne, fa piacere, te lo fatto. Giovanni 3.16, parlando di che cos'è conoscere l'amore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo, lo conosciamo tutti questo versetto, no? Che ha dato suo un unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Amen. Ma chi conosce prima Giovanni 3.16? Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, no? Tra, guarda caso, 3.16. No? Prima è Dio tanto amato e ha dato il suo... Amen. Adesso dobbiamo fare anche noi così. Amen. Amen. A te, a lui, ma a me. No? Vedete? Anche noi dobbiamo fare questo. Se tu hai la mente di Cristo, tu farai questo. Amen? Non, non girare attorno, non ti nascondere, non, non è un peso. È proprio la verità, ma partiamo dai primi punti affinché la mente rinnovata ci completa e arriviamo a fare questo. Amen? Allora posso dire di avere. Come ragiona Gesù? È come se ti fanno un trapianto di cervello senza operarti. Oh, eh? Ti alzi la mattina, solo Gesù, ti amo, eh, hai bisogno, vengo, preghi, risusciti, guarisci. Amen? È così. Solo che con Dio non abbiamo bisogno dell'intervento. Perché lui dice in Giovanni 14, voi potete fare le stesse cose che io ho fatto. Amen? Noi facciamo le cose che Gesù ha fatto? No. E se ti dico che continua e dice e voi ne farete di più grandi? Abbiamo perso la Chiesa. No? Tutti credono in Dio, alza la mano, chi fa le cose come Dio il 50% si perde, ne farete di più grandi, si svuota la Chiesa. Perché? Perché non abbiamo la mente di Dio. Gesù aveva dubbi? Ascoltava la parola del Padre, quindi noi, se abbiamo la sua mente, non abbiamo dubbi e crediamo nella parola di Dio. Amen. Quindi faremo cose più grandi. Non andare a cercare il cervello vecchio adesso. Ma io, prima, di... no, io prima non ci credevo, momo, mi stai dicendo? Che ci... È così, ti abbiamo cambiato il cervello. Amen. Guarda, sta la foto proprio, eh. <ride> Amen, ma questo è vuoto, di chi è? <ride> Penultimo, fare la volontà di Dio, non la mia, è un'affermazione radicale. Quando abbiamo la mente di Dio non stiamo a discutere, signore questo sì, fammi lo sconto, vediamo, io non lo faccio fare a un altro, mo sì, ti organizzo io lo faccio fare a qualcuno, no. Dobbiamo essere radicali, dobbiamo fare la volontà di Dio. Giovanni 6,38 dice perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Oh, sento i brividi su questo versetto. Sento proprio che, come se lo dicesse lui in questo momento qua in mezzo a noi. Io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi, noi abbiamo la mente di colui che ci ha mandato, lo ha mandato. Quindi, noi abbiamo lo stesso mandato, abbiamo la stessa autorità, la stessa potenza, la stessa conoscenza. Me? Tutto gratuitamente. Ecco perché non devo fare cose a modo mio, non devo pensare agli altri, ma devo pensare a Dio. Ecco perché devo seguire la parola. No? Ecco perché devo fare le cose che Gesù ha detto e ha fatto. Perché a questo punto. Faccio la volontà di colui che mi ha mandato. E sai una cosa, anche tu sei stato mandato o mandata da Gesù. Amen. Dio ti ha scelto per mandarti dove è Lui, per portare avanti l'opera di Gesù. Tu sei un portatore sano del messaggio, della verità, tu sei la luce, sei un ministro infuocato per la parola di Dio. Amen. Al di là di quello che dice chi è vicino a te. Ma siccome tu non ti preoccupi di quello che dice la gente, ma ti preoccupi di quello che dice Dio, tu sai chi sei. Noi abbiamo un mandato. Quando parliamo noi, se le persone non lo capiscono, i demi non lo capiscono. Sanno esattamente con chi hanno a che fare, le persone non, credono, non vedono, ma noi vediamo cosa c'è su quelle persone, su quelle famiglie, sappiamo esattamente come il diavolo rovina le vite, inganna la gente. no? perché lui viene per rubare, distruggere uccidere, in qualsiasi modo ruberà o devierà la vita dei tuoi figli, delle persone, delle famiglie, no? Ma noi quando vediamo un problema, non vediamo le persone, dice diciamo, "Ah, vedi, è stata una cosa come? cioè vediamo sopra cosa è all'opera. Amen. Allora, perché noi non prendiamo autorità sulle persone, noi prendiamo autorità sui demoni. Amen. Noi siamo la luce, loro sono le tenebre, non le persone, i demoni sono le tenebre. Non vuole che si veda, non vuole che si sappia, non vuole che si faccia. Quando arriviamo noi diamo fastidio perché arriviamo noi, mettiamo i puntini solo I e si incomincia a demolire il, il sbagliato e si costruisce il giusto. Amen. Amen. Giovanni 14,31, affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Fare ciò che Dio ci chiede di fare. Amen? Come ho detto prima, è facile dire quello che Dio dice, ma è difficile fare ciò che Dio dice. Noi dobbiamo fare ciò che Dio dice. Non, non, non servono pappagalli che ripetono bene la Bibbia. Tu puoi sapere la Bibbia a memoria, dove si trovano tutti i versetti, ma se non la metti in pratica non servi a nulla. Non c'è via di mezzo. Amen? Siate facitori, non ascoltatori, se no la parola non serve. C'è tanto potenziale, ma poca potenza, perché Dio ha, come dire, equipaggiato tutti, ha informato tutto, ha messo tutto pronto, ma se io non decido, Moè, di accendere il cervello, quello di Dio, L'ultimo punto, parlando di fare la volontà, voglio leggervi, almeno Filippesi 2.8, dove dice, abbassò, Filippesi 2.8, abbassò se stesso divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questo risultato deve avere la mente di Cristo, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Perché? È stato ubbidiente fino alla morte. Fino alla morte. È un impegno. Se il premio sarà finale. Non perché, ma io ho partecipato dieci anni a quella chiesa, ho seguito, ho battezzato. No, fino alla morte tu devi essere fedele, tu devi essere un testimone, tu devi avere stabile, tu devi dimostrare che Dio ha ragione. Amen. Lascia e prendi, non è così, non è concepito. Ultimo, pensare con una prospettiva eterna, perché tutto quello che noi facciamo non può essere limitato al bisogno, all'oggi, ma al, a un discorso eterno, che c'è qualcosa più che la, de, della vita, no? Vedere l'eternità dietro a quello che facciamo. Gesù ha sopportato tutto quello che era il dolore, la morte, perché guardava a quello che sarebbe successo all'eternità, al premio. Altrimenti, le persone che non vedono l'eternità, quando c'è un problema doloroso e difficile, si scoraggiano. Gesù è andato in croce e ha detto: Abba, Padre, proprio dicendo Papà, io so che tu lo puoi fare, diceva nel giardino degli Ezzemani, e ti chiederei di togliermi questo, perché so che è doloroso, ma sia fatta la tua volontà. Io ho fede, so che lo puoi fare, la mia richiesta è toglilo, ma anche se non lo togli, io farò la tua volontà. Troppa gente, quando c'è un problema, molla il Signore, e questo... Non ha niente a che vedere con la fede, ma con l'opportunismo, con eh, le, il carattere, con, con come non aver preso mai seriamente. Io sono venuto qua per Cristo e rimango con Cristo per l'eternità, indipendentemente. Ciò vuol dire che nella vita ci saranno delle volte, dei momenti, perché, dove ci sarà da soffrire. E Dio, magari, no? come Gesù non l'ha tolto dal dolore, perché doveva stare in quel dolore per arrivare a, a salvare noi. Eh, scusa, Teresa, nel frattempo, oh, Angelo, ho visto ultimamente questi due giorni quel video di quel um, uomo, ragazzo, Fanni, Sanni, quello che rovinato fisicamente e fa una testimonianza, hai capito qual è? Me lo trovi con calma, giusto perché, sì, sì, che parla, e parla di Gesù in un determinato modo, e ecco, quando preparavo il messaggio, mi è venuto, guarda caso, mi, ho visto pure questa cosa, poi non ho voluto cercare, perché confidavo nella nostra regia, che è bravissima in tutto, e ho detto, guarda un po'. Non credo che sia un, un evangelico, quindi un, un, uno che studia, che cerca. Aspetta, no, ti, dico, ti dico io quando ho mandato, finisco e poi lo vediamo. Abbiamo quasi finito, un attimo, so. E, e vedevo proprio questo atteggiamento di come parlava del suo problema. E dice, ma non può essere il problema che mi toglie la fede. E lì non c'è speranza di che la, esca una medicina che lo cambia, lo salva, perché tanta gente dice credere in Cristo, ma spera che la scienza trovi qualcosa, no? Perché magari non è di così complicato, ma lui lo sa che non c'è, ritorno. Però, ecco, parlare così, vedo molto quello che sto dicendo stasera, no? Di essere obbedienti fino alla morte, cioè di essere testimoni di Dio fino alla morte. Perché io non sono la malattia, non sono il problema, non sono il mio passato, sono quello che dico. E se tu crei, perché per parlare così, solo uno che ha fede parla così nei problemi. Chi non ha fede si lamenta subito, eh, colpevolizza, getta la spugna, si arrabbia. Non è la mente di Dio. E sicuramente è il modo sbagliato per ottenere da Dio. Amen? So che è un parlare duro, ma deve essere la verità. Ebrei 12.2 tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti, cioè la meta, il premio, soffrì la croce, disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Quindi come vedi, fissa lo sguardo su Gesù. Ok, se mi puoi mandare il video penso che dura due minuti qualcosa del genere alza fallo ripartire magari alza il volume ogni in cosa scompare e credo anche comunque dolore alla morte la fede è la parte principale Amen. ci ha reso la cosa facile perché lui ha voluto assomigliare a noi Amen. questo possiamo dire alla mente di cristo perché vedevo la gioia nel parlare mentre io vedo gente che per molto meno tiene il muso si distacca dai fratelli e dalle sorelle, litiga a casa. Cioè, queste cose non può esistere. È come mettere del cianuro sulla panna. Sì, la mangi, ma morirai, quelle cose uccidono. Noi dobbiamo arrivare a questa parola, a questo video, a, che poi è la volontà di Dio. A me. Cioè, noi non siamo fatti per portare amarezza o, o quant'altro. Sì, lo portiamo bene ma ci uccide. Sapete, quando noi non perdoniamo, il rancore, l'odio, è come un veleno che abbiamo dentro e che vogliamo buttare sugli altri, pensando che gli facciamo del male. Ma in realtà è un veleno che uccide noi. Chi ha rancore, risentimento, sta morendo dentro, sta facendo soffrire Gesù. Perché Dio ti ha dato la vita e tu te la stai togliendo con l'amarezza, con il rancore, con le bugie, con il disastro, tutto. Amen? Noi dobbiamo avere una mente rinnovata. Quindi tieni gli occhi su Gesù, autore e compitore della tua fede. Cioè Lui ti ha dato la fede, Lui l'ha fatta iniziare e lui la porta a termine. Cioè, Neanche la fede è tua, è un dono. La mente è sua, lo Spirito Santo è suo, la parola è sua. Amen? Il progetto di salvezza, il sacrificio è suo. Noi dobbiamo solo dire sì e amen, basta. E subito cambiamo dentro. Fa niente se ti hanno ucciso, ti hanno tolto tutto, ti hanno truffato. Tu sei così felice perché hai la presenza di Dio, non temi nulla, hai una mente rinnovata, sei pronto a vedere il positivo dove gli altri non lo vedono e hai un futuro che è eterno. Amen? La vita nella Bibbia vediamo spesso che è paragonata a una corsa. Non è stare fermi, è partecipare, no? Bisogna crescere, aumentare. Quindi, chiedi a Dio di mostrare la verità. Leggi ogni giorno la Sua parola e chiedi a Dio: Cosa mi vuoi dire attraverso questo? Come posso applicare quello che ho letto oggi nella mia vita? Se facciamo queste due domande, sarà tutto più facile, tutto più comprensibile, no? Salmo 119. 18, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Un'altra parte è quando dice che Dio illuminerà gli occhi della nostra mente, cioè quando noi abbiamo lo Spirito di Dio, noi attraverso gli occhi della mente, cioè l'immaginazione. Quando dice quando arriverà il mio spirito i giovani avranno visioni. Sai cioè, cosa vuol dire? Che tu sei sveglio? E quando dicevo oh sei incantato, in realtà è una visione sta avendo. E i vostri anziani sogneranno, sempre attraverso la mente, l'immaginazione, gli occhi, gli occhi della mente. Dio non, non ci farà mai fare cose senza avercele dette. Sì, poi ci vuole fede per farla, ma vuoi, vuoi, vuoi mettere che tu sai già cosa ti aspetta? Amen? In realtà noi non abbiamo dubbi di dove andremo, perché sappiamo chi siamo, sappiamo chi è Dio, sappiamo cosa vuole da noi, cosa dobbiamo fare. Come ha detto anche questo ragazzo, che poi non è grande, è che Dio ha reso tutto facile diventando uomo. se dobbiamo fare le cose e diventare Dio. <ride> Era impossibile. È una, bella, una bellissima frase, non l'ho mai sentita. La faromia, mi, mi, mi piace proprio. Affinché possiamo vedere le meraviglie di Dio. E poi, proprio perché dobbiamo leggere e pregare ogni giorno, l'ultimo versetto, Giovanni 16,15. Non so se c'è. Tutte le cose che il Padre mio ha, sono mie. Per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Cioè noi di quello che sappiamo, di quello che abbiamo visto, ancora non è niente in confronto a quello che Dio ci annunzierà. Noi non siamo fatti per stare qua la domenica ad ascoltare la parola. Siamo qua per vivere la parola, per moltiplicarci per salvare le anime, per cambiare la storia di questo paese, a me, e spetta attraverso ognuno di noi. Tu sei stato, non chiamato da me, io manco ti conoscevo. Sei stato chiamato da Dio. Allora devi vedere lo scopo. Perché Dio ti ha chiamato? Perché ti ha portato qua? Per far l'ascoltatore? No. Per fare la volontà del Padre tuo. Renditi conto che l'unico libro con cui tu puoi parlare con l'autore, quando tu leggi, lui è lì, è presente nella sua parola. E quindi tu non solo ascolti, ma parli, interagisci con l'autore della Bibbia. Se hai fiducia nella parola di Dio, se dipenderai dallo Spirito Santo di Dio, la tua mente inizierà a cambiare. Inizierai a lavorare su questi punti, inizierai a vedere che ti muoverai da quella condizione, da quella posizione, la tua casa sarà un cenacolo, sarà un, una gioia, ci sarà la presenza di Dio ad ogni ora persone verranno nella tua casa e tu gli parlerai di Dio e li porterai al piano di salvezza e li porterai perché farai la volontà di Dio. Ricordate? Tu sarai l'unica Bibbia che qualcuno potrà mai leggere. Perché? Perché tu sei la parola scritta da Dio. Nel tuo cuore c'è la parola di Dio. Per avere una nuova mente plasmata da Gesù Cristo. E questo porterà un risveglio nella tua anima, nel tuo cuore, nel tuo matrimonio, nella tua vita, nella tua relazione, nel tuo lavoro. C'è per forza un cambiamento, non sarai più lo stesso. Se tu permetterai alla mente di Dio di entrare, di modificherai la tua mente in quella di Dio, tu vedrai delle cose impensabili. A me? Cioè tu non hai visto nulla finora, perché hai ragionato con la tua testa. Hai fatto le scelte senza chiedere Dio, hai affrettato i tempi, hai preso le scorciatoie, non hai provato. Ma immagina quando la mente è totalmente nelle mani di Dio. Saggezza, sapienza, conoscenza, autorità, rivelazione. Cos'è che non hai da Dio? Vita, risurrezione, gloria, pace, amore. Quante cose possiamo dare alle persone che non hanno nulla? Alziamoci, preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Padre, vogliamo ringraziarti. Per questa famiglia, per questa chiesa. Ti prego di far crescere ognuno di noi nella conoscenza della tua parola. Fa che ognuno di noi possa desiderare quel cibo, quel pane fresco, mattutino, della tua parola e possa chiedere a te di comprendere la rivelazione di quella parola. e di poterla applicare e vedere dove applicare nella propria vita, nel proprio matrimonio, nella propria salute. Sicuramente la parola di Dio va bene per ogni cosa dentro ognuno di noi. Ti prego Signore di liberare la mente di coloro che sono offuscati, di coloro che non hanno mai preso un tempo per riflettere che tutto parte dalla loro mente. Tante volte dimentichiamo che la mente è il campo preferito del diavolo, è il terreno di battaglia preferito del diavolo. Ti prego Signore di liberare la mente dal peccato, dal dolore o dall'amarezza. Quelle persone che hanno preso, magari neanche sanno, che la loro condizione è partita. Forse, sento che questa è una parola per qualcuno di particolare, forse sta ascoltando in diretta. Dio mi fa vedere che c'è una persona, ma forse anche più di qualcuno, dice che tu neanche sai di avere rancore, odio verso qualcuno, ma siccome è una cosa vecchia, il tuo comportamento indifferente, tiepido, in realtà è un chiaro segnale che hai chiuso fuori il mondo, ma hai chiuso fuori anche Dio. E tutto è partito tanto tempo fa per delle ferite, per delle cose accadute nella tua vita e da lì hai pensato che quel modo di fare ti proteggesse ma voglio dirti che quel comportamento non ti ha mai fatto essere chi dovevi essere non hai mai avuto una gioia sì sorridi ma non sei felice e probabilmente ha lasciato questo atteggiamento lascia la porta aperta al diavolo che è venuto a rubare altre cose Forse nella tua casa, nel tuo matrimonio, nella tua vita. Quindi, come vedi, non aver paura di aprire il tuo cuore a Dio e di lasciare come argilla nelle sue mani, ma per certo vedrai che tante cose cambieranno. Libera la mente di coloro che hanno. La mente è offuscata, da, come detto, dal dolore, dall'amarezza, dal peccato. Ti prego che possono cambiare il loro modo di pensare. Incomincia a pensare al cambiamento, a trasformare la tua mente. Credi che Dio lo farà. Per avere, se lo fai, avrai una fede forte e coraggiosa. Come Giosuè, non temere, sii forte e coraggioso. Credi in quello che Dio ti dice. Quando tu credi, perché la mente si è predisposta a credere. E quando uno crede non dubita. Ma tu non devi solo credere che Dio è. Devi credere che tu sei figlio di Dio. Che tu sei nato in Cristo. Che Dio è tuo padre. Che Dio ti ha chiamato. Quindi devi sapere chi sei. Non sei un numero, non sei nato per, casa, per caso, ma sei nato per essere uno strumento potente nelle mani di Dio. Ripeti con me, io sono uno strumento potente nelle mani di Dio. Io sono uno strumento potente nelle mani di Dio. Tu dirai in che cosa sono potente? Ma sai cosa vuol dire poter parlare a una persona e portargli la verità di Cristo? Se tu non sei potente, tu non lo scalfisci per niente. Se tu non hai una mente rinnovata e ripiena di spirito, tu non riesci a scacciare neanche un pensiero negativo di quella persona. Ma tu sai che quella reazione negativa, altro non è un chiaro segnale della presenza e dell'influenza delle tenebre su quella sua vita, perché se, sappè, se fosse libero come sei tu, tu cor correrebbero dal Signore, accetterebbero il Signore, e invece dicono di no, perché? Perché c'è qualcosa che gli ha offuscato la mente, e credimi, non è solo quello, ma sono pieni di rabbia, di dolore, di malattia, di frustrazione, senza speranza devono fare qualcosa, bere, drogarsi, altre cose, gioco d'azzardo, sesso fuori dal matrimonio, pornografia, pur di riempire un vuoto. Ma non finirà mai, solo Gesù può cambiare quella storia, può riempire quel vuoto, può cambiare quel carattere. E tu sei uno strumento potente del Signore che può... Con la mente rinnovata, demolire ogni ragionamento. Ti prego, Signore, cambia il nostro modo di pensare, trasforma le nostre menti, trasforma ognuno di noi in un leader devoto che porti gloria a Dio. Amen. Che possiamo comprendere che la tua parola produce una vera identità in ognuno di noi affinché tu possa essere sempre presente nella nostra vita. Amen. Amen. Padre grazie, grazie della tua parola, grazie della tua presenza. Già durante l'adorazione sentivamo di aspettarci di più, di fare di più, di adorare, perché era il nostro momento, era la nostra preghiera. E la tua parola è scesa dal cielo e ha inondato la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo. E per certo io so che ognuno di noi stasera esce da qui in un modo completamente diverso. Sa esattamente che ha una mente rinnovata, una mente di Cristo e questi punti ti aiuteranno a diventare sempre più forte perché questo è l'inizio, ma diventerà ancora più forte. Diventerai un, uno strumento ancora più potente nelle mani di Dio. Per questo, Signore, vogliamo ringraziarti, benedirti, benedire coloro che ci hanno seguito da casa. Che Dio vi abbia parlato come ha parlato a noi. Non tardare, decidi, fai questa decisione. Vieni a trovarci, accetta Gesù, è il tempo di cambiare. Non ascoltare la mente vecchia, non ascoltare il no, perché non viene da Dio, viene dal diavolo. Tutte le giustificazioni sono scuse. Ed è quello che ti ha tenuto bloccato finora, ed è per quello che ti piace sentire ma non riesci a concretizzare nulla, perché devi agire e una mente rinnovata te lo farà fare. Non tardare, ti aspettiamo che Dio ti benedica.